La principale sfida credo sia quella di essere protagonista e non spettatrice del mondo in cui ci troviamo, un mondo carico di incertezze e in cui assistiamo al rischio di un ritorno della guerra nel nostro continente, assistiamo alla sfida immane della transizione climatica. Vediamo diverse democrazie vivere dei limiti ai livelli di libertà che dentro questi sistemi democratici sono accettati, sfide globali che hanno bisogno di un grande soggetto come l'Europa. Un'Europa che guarda solo al proprio interno, alla fine rinuncia al proprio ruolo storico nei prossimi decenni.